Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Sentiamo sempre più parlare di peptidi, prima si parlava di sarme, adesso va di moda la semaglutide, che è un altro argomento che affronteremo, ma ormai se ne parla dappertutto, e si parla sempre più di peptidi, molecola non utilizzabile, non prescrivibile in Italia, dove risiedo, ma che una molecola utilizzata in altre parti del mondo, appartiene alla classe dei peptidi, sto parlando del TB500, utilizzato, ove possibile, nel trattamento, nel tentativo riparativo e terapeutico di lesioni di natura ortopedica, che possono essere avvenimenti anche, diciamo così, infortuni sportivi che avvengono durante l'allenamento a livello muscolare e articolare. Il TB500, timosin beta 4, dico subito, da non confondere con la timosina beta 4, sono due nomi simili ma hanno due derivazioni quasi simili perché derivano dal timo ma con catena aminocilica diversa e funzioni relativamente diverse. Quindi qui parliamo del TBC500, chiamato anche timosin beta 4. Scoperto nel sintetizzato nel 1974, inizialmente derivato dal plasma bovino, ha appunto, abbiamo visto, un'origine timica, da cui poi appunto il suo nome. E la sua funzione essenzialmente è quella di favorire i processi riparativi. Questi suoi processi riparativi sono stati codificati, documentati da numerosa bibliografia, ma a tutt'oggi non vi è una sua diretta applicazione a livello terapeutico legalizzato, perché gli studi non hanno portato poi a termine i vari trial che sono richiesti per poter poi ufficializzare la vendita di una molecola. E qual è la sua funzione? Essenzialmente è una catena aminoacidica di 44 aminoacidi, quindi un peptide di 44 aminoacidi. Essenzialmente cosa fa? Via ad attivare l'actina. L'actina è una proteina contrattile e, diciamo, attivandola la forma globulare viene trasformata in una forma filamentosa, si crea quindi una polimerizzazione di questa actina da G a F, e questo, essendo una proteina contrattile, farà sì che sicuramente si va a riparare la componente muscolare, in più probabilmente favorisce anche la diciamo così, migrazione cellulare delle cellule riparatrici verso la zona interessata. Sulle posologie non mi permetto di dare indicazioni, si trovano sul web, come sempre, come ho detto, non per periodi eccessivamente prolungati, sicuramente ci sono gli effetti terapeutici, inoltre è anche in grado di indurre l'attivazione della cascata dell'IGF-1, che come sappiamo è molecola che ha anche delle interessanti e importanti attività riparative. Non per ultimo, anche la possibilità di indurre una neovascolarizzazione. È chiaro che di controaltare, quando si parla di questi processi di neovascolarizzazione, processi riparativi, vi è quella componente di medici, di sanitari, giustamente sospetta, che può dire sì, processi riparativi, neovascolarizzazione, ma se c'è in corso una malattia tumorale, questo impulso di nuova generazione non può contribuire all'accelerazione della crescita? Ecco, rimangono sempre questi punti di discussione, dove poi ognuno dice chiaramente la sua esperienza, e ci vogliono decenni prima di avere una documentazione chiara. Rimaniamo sul fatto che il TB500 potrebbe in futuro essere utilizzata anche nel nostro territorio, è una medicina un po' di avanguardia utilizzata in molti altri paesi del mondo, e diciamo, ecco appunto, la sua finalità è quella di tipo riparativo. È giusto conoscerla, conoscere i pregi, li abbiamo detti, conoscere gli eventuali difetti. Effetti collaterali in somministrazione ci riferiscono talvolta nausea e vomito, come in quasi tutte le molecole, e anche talvolta magari dolore in sede di iniezione. L'iniezione non è obbligatoriamente da essere fatta nella zona interessata, ad esempio una spalla, ma può essere fatta per via sottocutanea o muscolare, tanto poi vi è un effetto sistemico che chiaramente porterà l'attenzione delle cellule riparatrici nella zona chiaramente in quel momento alterata e lesionata. Bene, con questo vi saluto, parleremo di altre molecole volta per volta, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.